Due settimane di cassa integrazione alla Magneti Marelli di Sulmona a causa del calo produttivo dell'ex Sevel di Atessa, a cui lo stabilimento Peligno è collegato. Cassa che riguarderà la totalità dei dipendenti, che sono quasi 500. Nei prossimi giorni ci saranno vari incontri, i sindacati incontreranno l'azienda, ma è una vertenza che viene aperta anche a livello regionale. Stiamo parlando di 480 famiglie che vivono di quel lavoro. Nelle ultime ore abbiamo ricevuto la comunicazione di apertura della cassa integrazione per 2 settimane a partire dal 10 di giugno per un calo produttivo della Sevel. Ricordiamo che lo stabilimento di Sulmona vive praticamente in modo quasi esclusivo delle commesse che vengono da Sevel. Purtroppo nell'incontro nazionale che abbiamo avuto a marzo, l'azienda ha comunicato che per lo stabilimento di Sulmona al momento non ci sono attribuzioni di nuove commesse, e questa sarebbe anche la ragione per la quale l'azienda non ha programmato investimenti, eppure gli investimenti per lo stabilimento di Sulmona, eppure gli investimenti sono assolutamente indispensabili perché lo stabilimento si trova in uno stato di degrado, e senza gli investimenti necessari rischia di non essere in grado di poter rispondere alle richieste dei clienti. E oggi ad Avezzano invece 4 ore di sciopero nella FIAM Siapra, dove si producono batterie per auto industriali. La crisi dell'automotive si abbatte anche sull'azienda di Avezzano, che ha circa 450 lavoratori. A partire dall'inizio dell'anno, ben 65 lavoratori in somministrazione non hanno visto riconfermato il proprio rapporto di lavoro. Ora, noi crediamo che ci debba essere una coerenza tra il ricorso ai fondi pubblici del PNRR e lo sviluppo di occupazione, in particolare di occupazione stabile. Tutto questo è necessario non solo per garantire appunto occupazione in un territorio che ne ha una decisa necessità, ma anche per garantire stabilità e prospettiva allo stabilimento avezzanese.